Salve, fantastici esploratori dello spazio e del tempo alla ricerca della verità. Oggi parleremo di qual è il vero problema italiano. Un debito pubblico mastodontico, spaventosamente grande. Questo è il suo valore al 30 novembre 2022, è l'ultimo valore ufficiale. 2.765 miliardi di euro. Come vedete è tantissimo. Se noi ripartissimo tra tutti gli italiani, che sono 60 milioni, il debito pubblico, avremmo 2.765 miliardi di euro fratto 60 milioni, il che vuol dire 46.000 euro, 46.083 euro e 33 centesimi a testa. Ovviamente è tantissimo. Per quanto riguarda il rapporto debito-PIL, beh, diciamo pure che siamo secondi soltanto alla Grecia e questo purtroppo la dice lunga. Siamo in un circolo vizioso perché la somma degli interessi, che è tantissima, che è grandissima, castra tutti i tentativi di razionalizzazione della spesa pubblica. Soluzioni attuate. Ovviamente si cercano di non aumentare gli stipendi a tutte le categorie, oppure di aumentarli meno dell'inflazione, tranne una. I politici aumentano continuamente i propri privilegi ed emolumenti. E la soluzione? Io credo di no. Ah, se non credete che aumentino i loro privilegi ed emolumenti, guardate l'andamento, ad esempio, degli stipendi dei sindaci. Quelli dei piccoli comuni, come sapete, sono raddoppiati, gli altri sono molto aumentati. Potete guardare, ad esempio, la città di Bologna, visto che l'ho pubblicato su un video. Oppure, potete guardare i presidenti di regione, quali tra l'altro aumentano in continuazione ogni anno le spese per viaggi, che superano i 100.000 euro. Sono le spese ovviamente solo del presidente della regione. Ecco, quale può essere la soluzione? Non ho una soluzione, però dovremmo tutti noi guardare chi ha creato questo debito pubblico. Oggi io vedo che si tenta di usare come parafulmine Berlusconi, considerando anche che è molto anziano. Lui però ha governato veramente pochi anni, se guardiamo la realtà. E il debito pubblico è iniziato ad esplodere negli anni 80 e 90, quando lui non era neanche in politica sostanzialmente. È iniziato all'inizio degli anni 90. Quindi dovremmo con grande attenzione controllare chi sono i professionisti della politica che ci hanno portati in questa situazione. Una situazione che poi degenera in continuazione perché l'industria ovviamente diminuisce sempre di più perché vengono svendute le nostre aziende agli stranieri che spesso poi portano prima la produzione, dopo produzione e progettazione all'estero. Farò un esempio: la Ducati è stata comprata dai tedeschi, va molto bene in quanto ha vinto anche il campionato del mondo, però certamente non produce soltanto in Italia, a Borgo Panigale, a Bologna, produce in Thailandia, produce negli Stati Uniti. E un altro esempio tipico è la Saeco, fiore all'occhiello dell'Italia per la produzione delle macchine del caffè, comprata dalla Philips e ora praticamente dismessa o in via di dismissione. Che dirvi? Se vi piace non essere presi in giro e vi piace la verità, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Grazie a tutti.